Ci deve essere qualche cosa che somiglia a questa capacità. Lei non ha iniziato tanto come attore, ma quanto come musicista, poi un disegnatore. Sì. Lei tra l'altro è anche stato un pittore. Ma quante cose c'è in questa... Purtroppo, penso di averla vuota. Però, mani abili, quello ho capito. Però noi... Viviamo la nostra vera essenza è lo spirito, che noi chiamiamo appunto spirito Santo, senza il quale non si arriva da nessuna parte e la vita non ha senso. E io penso che noi siamo dei ricettori, riceviamo come una radio ricevente, riceviamo gli impulsi di questo nostro sé superiore, chiamiamolo dell'angelo, ciascuno ci metta quello che vuole, che ti informa di una completezza che poi diventa straordinaria e che ti porta anche a momenti di estasi. Lei l'ha sempre sentita questa presenza nella sua vita? Dio se l'è sentito sempre accanto. L'ho sempre sentito, ma l'ho capito durante il corso dell'esistenza. Nel senso che ho letto Freud quando avevo 14 anni e credo che mi abbia segnata per la vita, forse non è l'età forse più adatta. Mamma mia, insieme a Salgari mi è capitato questa cosa. Però...